nuovo video come due utenti hanno rovinato la mia live donando sub.
Ciao amici, no, non entravano più le bestie, no, stavo chiacchierando un attimo con Daniela e mi sono perso che devo farle entrare. E allora le facciamo entrare, dai, via, su. Buonasera signore e signori, bentornati in live, come va? Spero tutto bene. Eccoci, buon inizio settimana, buon lunedì. Oggi ho fatto una cosa impensabile, incredibile, perché mi sono svegliato presto, anche se ho dormito molto poco. E avevo già iniziato a buttare giù copioni, idee, eccetera. Ho fatto il programma di tutto quanto in mesi. Insomma, il succo è, domani probabilmente non devo fare le 8 di mattina per il video, perché l'ho già... Sono già molto più avanti del solito. È stato un copione incredibilmente semplice da scrivere. In realtà ci ho messo molto poco rispetto al solito. Ci avevo messo 3 orette, non di più. No, non c'è bisogno perché posso iniziare potenzialmente domani mattina. E quindi nulla. E quindi, dai. No, non mi sento bene. Anzi, in questo periodo sto veramente di merda. Cioè, sto proprio male. E questo per farvi capire appunto che... Almeno una cosa che più o meno ho imparato nel corso degli ultimi anni è vero, nei periodi peggiori non ho fatto video perché lì ti è richiesta una partecipazione creativa, però tutto sommato dalle live non sono mai sparito per enormi periodi di tempo. No, non sono stato bene. 4, non lo so, magari uscirà prima o poi su archivio, un videino, aggiornamento, eccetera. E non si fanno le 8 perché finisce a mezzogiorno. No, speriamo teoricamente finisco prima. Grazie Nicola, terzo mese, bentornato, grazie di cuore. Però come vi dicevo, cioè, almeno ho imparato a separare il... come dire, la malattia, il malessere dalla capacità di mettersi ed essere comunque creativi, essere produttivi, fare più... cioè è pesante, nel senso che è debilitante. Però, cioè, starei meglio, probabilmente, se stessi bene. È che non ho più nemmeno idea di quanto siano interconnesse, di quanto siano collegate le cose, perché col fatto che l'estate scorsa invece ero stato molto, molto meglio. Vai, Ciccio. Tanto appunto che pensavo di essere ormai in uno di quei periodi in cui, sai, esci per un bel pezzo, per poi ricadere male tendenzialmente da novembre in poi, da ottobre-novembre in poi. Fondamentalmente io non vado in terapia da allora, dovrei riprendere, ma è un casino perché è incredibile quanta cazzo di gente ci sia in psicoterapia di questi tempi, da dopo il Covid in poi. Cioè io mi ritengo un precursore, un retrospettivante della terapia cognitivo-comportamentale, ci dovete andare da molto prima del Covid, da dopo il Covid in poi non c'è più uno spazio. Cioè non si trova più nulla, tutti ti diranno sono impegnato, troppa gente, prova a chiedere a quest'altro collega, eccetera, 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 quindi... Io poi sono una persona sbadata, cioè mi dimentico le cose. No, anche farmacologico ho interrotto, per quello poi sto tendenzialmente peggio rispetto all'estate scorsa, dove dopo un anno continuativo di terapia cognitivo-comportamentale associata a terapia farmacologica, ovviamente stavo... Sì, lo facevo prima che diventasse di moda, incredibile, grande precursore. Immagina essere italiano e che la tua lingua si parli in un solo paese. Hola, español. Esta es mi respuesta, stronzo. Andiamo avanti. Ah no, non ho più nemmeno la sigaretta, ce l'ho di là. Sì. Daniela, quando inizia Art Gold? Iora puta Iora, non so che cazzo vuol dire, amico, io no entiendo tu madre stronza, no entiendo che cosa tu stas dicendo, stronzo, grazie. Ecco Bendy, fumare che fa male.
italiano de merda mafioso. Sì, io mi ritengo io grande mafioso. Io Camorra, tu? Io Camorra, tu? No, tu un 'ndrangheta, io Camorra. Africano, fieramente, fieramente africano, certo, certo. Anche se, se conosci un minimo di storia della Spagna e pensi che dire africano a un italiano sia offensivo, ho delle pessime notizie per te, amico. Pessime notizie, veramente pessime. No, 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 papere, no, 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 stiamo andando troppo oltre, però grandissimo, grandissimo momento. Oh, ragazzi, voi c'avete il traduttore sotto... No, Bendy, non romper cazzo, lo so che si sente. Grazie, Stallone. Benvenuto. Oh, primo mese, pensavo fosse un bentornato, stavo aspettando di leggere quanto fosse. Io credo che tu abbia poco... Ma poi, tra l'altro, la roba bellissima è che se io parlo in italiano, lui entiende. È il gran fio della mignotta. Pure questo, lo capisce. Lo sa che cosa... Cioè, galleghito, lo sai cosa significa, no? Cioè, mi capisci, entiendi se io ti dico grandissimo figlio della mignotta. È fighissima questa roba. Cioè, se io gli dico tu madre zoccola, lui lo capisce, è super figo. Sabe cosa è su una mignotta, galleghito? Il castellano si intendio per tutto il mondo. Io dicevo, ragazzi, voi c'avete il traduttore sotto mano e io mi sarei divertito tendenzialmente di più. Grazie mille, Deraglione. Mua, grazie di cuore. Dimmi che l'hai regalato a Galleghito. No, speravo avessi sabato Galleghito. Ma sì, ma sarà una... Ma figurati, sarà Rosario dalla provincia di Varese che scrive ste stronzate, figurati. Posso chiederti una curiosità, ma ai tempi dei PokéTubers conoscevi Lore? Minchia, siamo stati fratelli io e Lore, praticamente. A voglia. A voglia. Messicani, peruviani, colombiani, tutti lavorano per noi. Amico, pessime notizie. In realtà credo che lavorino per i loro vicini di sopra. Grazie, Deraglione. Eccolo, Galleghito, benvenuto. Benvenuto. Sei finalmente abbonato anche tu al canale. Sei finalmente abbonato anche tu al canale, Galleghito. Che si dice? Che si dice? Com'è? Contento? Forza Italia, no? Cioè, poi sai, no, punto. Il calcio, Italia, Spagna, in realtà saremmo anche paesi legati. Anche, tristemente, storicamente, durante la Seconda Guerra Mondiale siamo stati tutto sommato vicini, no? Francesco. Come sta Francesco? Adesso giochiamo a Horas. No, è che non mi ricapita... Cioè, ragazzi, non mi ricapita mai più. Quando cazzo mi ricapita una roba del genere? È troppo bello. L'unica italiana che rispetto si chiama Giorgia Meloni. Vabbè, dai, sì, cioè abbiamo altre personalità interessanti. Io ti consiglio di cercare. Poi, per carità, con tutto il dovuto rispetto, per quanto io sia di tendenzialmente altre idee rispetto alla prima donna presidente del Consiglio italiana, io ti consiglio di cercare altre personalità italiane di tutto rispetto. Cerca... Già che non è Salvini. Grazie, Bendy. Io ti consiglio Rosario Muniz. Rosario Muniz, personaggio leggendario della cultura della storia italiana. Davide Cacia,
importantissimo. Giuseppe Fetish, Giuseppe Fetish anche, sì, assolutamente. Andrea Di Pre, certo. E anche questo, di nome Air Brasile. Air Brasile, grande personaggio. Enrico Pasquale Praticò, il più grande letterato della storia italiana. Voi, penso, in Spagna che cazzo avete scritto? Avrete scritto come si fa la paella, stronzi. Grazie, Tortazzone! Bentornato, grazie di cuore! Truce Baldazzi, certo. Certo. Aspetta, che devo leggerlo però, Galleghito. E l'Impero Romano terminò hace mucho tiempo, es nuestro momento. Allora, Galleghito, io non ti voglio smontare, però, cioè, giusto per dire che alla fine, sai, no, come si dice, italiani, greci, ma anche italiani, spagnoli, una faccia e una razza. Tu lo sai, siamo entrambi paesi europei, giusto? Cerco, tanto penso tu mi capisca. Ai piani alti dell'Europa, dell'Unione Europea, c'è chi ha forgiato i cosiddetti pigs, maiali in inglese. Se habla inglese in tuo paese, eh? Pigs sono Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna. C'è chi pronuncia pigs con due i, aggiungendo l'Italia, quindi anche noi, ma comunque sfortunatamente questo vostro momento in realtà agli amici tedeschi, agli amici inglesi, agli amici francesi, agli amici belgi non è pervenuto, quindi ecco, magari con un minimo di consapevolezza e di coscienza geopolitica del mondo io eviterei da spagnolo, come se lo facesse un italiano, di fare il gradasso come se fosse, come se si parlasse di una superpotenza globale. No, non è bullismo, stiamo disquisendo. Io avrei potuto semplicemente bannarlo dalla chat, ma lui si vuole divertire esattamente come mi voglio divertire anch'io. Siamo democratici d'altronde, no? Vabbè, l'italianità di qualunque italiano è dire, vabbè, raga, cioè, faremo cagare, però alla fine se te me lo dici da spagnolo, beh, figa, farete cagare anche voi, no? Che cazzo? Possiamo smettere, per favore, in chat di fare... No, me banearon la cuenta, però non importa, tengo muchas cuentas. Toca cojones! E lui, ma ti avevano pure abbonato, ti avevano regalato un abbonamento, una subscription, stronzo. Entiende? Puerco Dios? Mm? Grazie Dragalleo, mua, benvenuto, grazie di cuore. Sì, è stato bannato, così dice, ma da chi? Ma chi l'ha bannato? Forse è stato... No. Por vuestra culpa? No! No, amico! No, amico, io non so stato, grazie Bendy, l'ha abbonato pure lui, grandissimo. Io non sono colpevole, è stronzo, non sono stato io. Galleghito. Chi eres tu, come cazzo si dice, calciatore, giocatore, jugador de football, con la F, preferito? El más grande, chi eres el más grande? Va bene, Detona, niente parolacce, va benissimo. Futbolista, chi eres el más grande futbolista? El GOAT, el cabrón.
Chines, vabbè, voglio, non lo so, non sono spagnolo. Non me gusta il football. Me dicono che se non te gusta il football, non te gusta fessa. È vero? Topa, fessa, fregnas. Entiende? No, Luke, non ti credo. Come si dice fifu fifu in tuo idioma? Porco due! Hai detto fregna, non potevi dire parolacce. C'avete ragione. C'avete ragione. C'avete ragione. Mo gifto 3 sub. Vado a giftare 3 sub. Intanto, boh, secondo me hanno bannato di nuovo Toca Cojones. Non dirgli che è un burro, molto offensivo. Già gliel'hanno regalata a Tocca Coglioni la sub. Comunque, bel nome. Poi in italiano si dice uguale, Tocca Coglioni. Vuoi favorire? Chiedo. Eccolo. Los italianos del norte son mejores de que del sud. Che quelli... Ah, vedete, ha detto... Non so se c'è qualche ragazzo del profondo sud. Io gli direi, come solo voi sapete fare, che cosa succede in questi casi. Ha detto che gli italiani del sud sono analfabeti. Beh, noi non entreremo nel merito della questione meridionale oggi, però un paio di scarpe di cemento non gliele vogliamo regalare? Un posto d'onore nel pilone 47B al chilometro 382 della Salerno-Reggio Calabria, non c'è un posticino lì dentro? Possibile che non ci sia un posticino? Ecco a voi. Esatto, dobbiamo fare il ponte. Conosci Stretto di Messina? Tocca. Devono fare il ponte tra la Sicilia e la Calabria. Messina, Reggio Calabria. Ponte. El pontes. Collegamentos. El miezo. Ci servono persone per pilones. Pilones, dentro Pilones, Cristianos. Vuoi partecipare? Vabbè, giochiamo ora se va a fanculo. Daniela, quando fa il video dello starter shiny su nero e bianco? Non lo so. Allora, Alfa Sapphire. Ragazzi, per favore. Basta menzionare l'uomo pelato. Basta menzionare il pelato. Axo, scusa, dove gli metti il pilone allo spagnolo? Nel culos. È nel culos. Eh? Pokémon, entiende de Pokémon? Toca cojones. Mira, mira il Pokémon. No, es un juego infantil. Es vero. Es muy vero. In esta chat.
Siamo tutti bambini. In questa chat abbiamo paura, tenemos paura delle donne, de las mujeres. Paura. Paura. Ho di nuovo dei soldi, te li regalo. Inoltre un appello, pezzo suca. Grazie Artic. Mua, tredicesimo, bentornato, grazie di cuore. Me gusta il Pokémon verde. Venusaur. 1996. Vabbè. Comunque. Allora. Non giochiamo da un pochino ora, ragazzi, quindi lasciamo stare... Vabbè, dai. Ma no, lo lasciamo lì in chat, chi se ne fotte. Stai pure, tocca, tanto ormai siamo amici. Mi padre. Entiende? Tu es mi padre, tocca. Mi padre. Allora, vi dicevo, fatemi sapere anzitutto se i volumi sono... Se i volumi sono livellati bene, se devo abbassare o alzare qualcosa tra la mia voce o il juocos. Sembrano giusti. Forse alto? Forse troppo alto il gioco? Metto 5. Sei arrivato al punto che ti regalano l'Atias. Ancora no. Ancora non l'abbiamo preso. Tra l'altro, pessima notizia, amici. Vi ricordate che mi driftava il controller? Ecco, la situazione è completamente fuori. No, non lo diceva Poketonks. Non credo che vada bene. Dicevo, è peggiorata tantissimo la situazione, quindi ho comprato un nuovo controller Xbox, che però non mi arriverà prima di giovedì, se non sbaglio. Forse domani, se dice bene. Quindi oggi sappiate che... Ecco, appunto. Utilizzare i menu sarà un autentico inferno. Ecco. Ah! Sarà un autentico inferno oggi. Impossibile. Io direi di partire da un riassuntone canonico della squadra. Poi devo ricordarmi esattamente che cosa dobbiamo fare. E poi andiamo avanti. Chi era un cazzo italiano dei 23 centimetri? Es nella chat sbagliata. A chi todos tenemo... Senza Amazon Prime i pacchi se li prende Salvatore. No, ma ce l'ho Prime. È solo che non essendo a Milano non consegnano così velocemente. Non c'è la consegna un giorno. L'ho ordinato ieri notte, quindi mi arriva domani. Anzi, l'ho ordinato stamattina, per cui per forza mi arriva domani. Ah no, mercoledì, sorry. Domani mi arrivano 410 passa euro di peluche Pokémon. Bro, dove li metti? Stasera a mezzanotte chiudo ufficialmente la Wi-Fi Connect su 3DS. Non ha già chiuso? Ero convinto avesse già chiuso. Vabbè, comunque, abbiamo Swellow a livello 33. Chi è stato? Bendy! Grazie mille, Bendone! Non era un saluto brutto, stavo semplicemente esultando, perché dalla fotocamera non si vedeva, non era quello. Grazie mille, grandissimo. Ti sei perso il mio saluto personalizzato. Pardon, andiamo a vedere. Axel, domani mattina un esame, mi mancano parti di programma e credo di non avere mai studiato peggio. Mi fai un incoraggiamento? Sì. Allora, ciao Furizza, non preoccuparti per l'esame. Come diceva il più grande studioso di sempre, che poi sarei io, studiare non è importante. L'unica arte che veramente conta è l'ars oratoria. Sapersi arrampicare sugli specchi con la stessa maestria
del più grande mafioso davanti al tribunale di Palermo. Allora, niente, farvi vedere la... No, c'è, ragazzi. Il più grande mafioso di sempre. Il più grande studioso di sempre. Axo 24, 3 mesi di università. Sì, sì, beh, comunque con onore. Grazie, Bendy. Il braccio alzato? Axo, attento. Trattieni la tua nostalgia, per favore. No, non sono nostalgico, sto benissimo. Allora, abbiamo Suello Uone, l'ombrone al 35, ci servirebbe una bella pietra idrica per fare il ludicoloide. Suabluno, preso da poco, quindi la squadra comunque sta prendendo forma, credo, perché poi dovremo togliere Swellows. Linone, che vabbè, lo schiavo MN, sì, per forza di cose. Blaziken, che si è evoluto la scorsa volta, e Pikachu Cosplay. Qualcuno si ricorda chi... Ah, adesso dobbiamo andare nel deserto. Ecco cosa dobbiamo fare noi. Allora, siamo a destra di Ciclamipoli. Quindi, teoricamente, dovrei poter proseguire... No, che cazzo dico? Perché di qua si va via mare. Devo andare a nord di Ciclamipoli, perché non ho surf. Esatto. Se vado a nord di Ciclamipoli... Posso entrare nel deserto? Suppongo di poter entrare nel deserto perché abbiamo battuto Fiammetta. A che punto siamo? Fatemi controllare giusto per essere sicuri. Furret. Sarebbe figo Shiny Hunting di Swablu, però... troppo lunga per ora. Ok, abbiamo battuto anche Norman, quindi dobbiamo andare verso Forestopoli. È scorretto. Ax, una domanda. Quanti tonni ci sono in una tonnellata? 5. Non mi fotti, zio. Non sono 100, sono 5. Ok, allora 111, quindi se io devo andare a Forestopoli a battere Alice, è che io ve l'ho detto, sono molto... Quanti sono i papi di nome? È uno. Sono abbastanza convinto, è uno. Oh Gesù. Geonudo. Ma che cazzo faccio, fuga? No, stavo riflettendo, semmai non posso mettere davanti Swablu perché ancora è troppo sega. Però non lo so se ce li ho effettivamente gli occhialoni per entrare nel deserto. Axoma 151 come set non l'hai proprio toccato. E minchia, l'ho completato il set normale. Mi mancano le fuoriserie, ma sapete, non me ne frega un cazzo. Ok, no, ce li ho gli occhialoni, godendo. Per il resto il set delle carte base, quindi fino alla fine delle trainer, con tutte quante le EX normali, ce l'ho tutto 151. Ce l'ho nell'album di 151. Ok, allora, qui abbiamo da prendere due membri, se non ricordo male. Uno è lui e uno è l'Armandone. Voglio però, allo stesso tempo, visto che ricordo, questa di base nasce come retrospettivaggio, vedere, dato che non lo ricordo assolutissimamente, il deserto e la torre Miraggio, si chiama, se non ricordo male. Perché non me li ricordo in Horas come sono. Esatto, il momento di Diego Armando. A posto, è Cacnea, l'abbiamo preso. Certo, magari ne catturo più di uno. Causa natura. In questo gioco ancora non ti chiede se vuoi metterlo in squadra anziché nel culo, giusto? A parte che questo potrebbe essere rognoso. Quanto più arido e aspro è l'ambiente, tanto più rigoglioso cresce il fiore di Cacnea. Il Pokémon lotta agitando furiosamente gli spinosi arti superiori.
No, ok, te lo manda direttamente nel culo. Aia. Ma natura, guarda, se fosse deciso, perfetto, se no alla fine credo che ci vada... Credo ci vada bene anche neutro, no? Ho sentito rumore di... Ehi tu, con quegli occhialoni, quante arie ti dai? Chi ti credi di essere? Una supereroina? La torre è molto dopo, in realtà. Ma come, non c'è nel deserto il Torres? Fernando Torres! Tocca, Fernando Torres! È il más grande! Mi ha fatto un gran male questo balordo. La torre nel deserto è solo smeraldo. E allora il fossile dove minchia me lo danno? Scusatemi. Ma dove sono i Pokémon che ho sentito? Ah, eccolo. Non ho capito come funziona. Bella azione, ho appena finito di rivedermi l'Hardcore Nuzlocke di Nero 2, che serie. Sai che probabilmente è la mia preferita. Cioè, tutt'oggi rimane la mia preferita. Fu veramente incredibile. A parte che appunto noi Cacnea in realtà lo prendiamo per andare a sostituire Ridicolo. E Acqua chi cazzo si era detto che prendevamo? Perché Sharpedo no, se si prende Cacnea. Ah ok, funziona così, praticamente l'altro sprofonda nella sabbia. Walrein avevamo detto, ok. Milotic sarebbe simpatico, però come funziona Phoebus in Horas? Funziona esattamente come nei vecchi? Cioè lo stesso grande dito? Che in realtà, cioè, a livello di gameplay è una figata il fatto che sia così raro e così... così facilmente... protagonista di Leggende Metropolitane. Io adoro la meccanica di cattura di Phoebus. Ma scompaiono sti stronzi comunque se mi avvicino troppo velocemente. All'ombra di un ponte dalle 6 alle 20. Perfetto, non lo possiamo catturare. Devi avvicinarti senza scattare. E quindi mi devo avvicinare così. Però ma se ne vanno. Cioè, comunque loro rientrano nel terreno. Se non voglio riscattare il cosa ne pensi di, ma non so perché non me lo riscatta. È perché c'è un timeout, quindi evidentemente qualcuno l'aveva già riscattato. Forse. Blaziken, Cacturn, Walrein, Almaldo, Claydol, Altaria. Ah, figo, fighissimo. L'abbiamo fatta noi. Non me lo ricordo. Te lo faccio qui. Cosa ne pensi di Mancini che sventola la bandiera del sorcio laziale? Vabbè ragazzi, dai, è un derby, nel senso, sono... Cioè... Se finiamo per togliere... anche questo dalla sana competizione agonistica sportiva... Non ha sparato nessuno. Non lo so, per me un derby deve essere così acceso, anche greve. Se l'avessero fatto i laziali sarebbe andato bene allo stesso modo. Certo, è molto diverso dalla bandiera con Anna Frank. O no?
Sì, l'ombre lo leviamo. L'ombre lo leviamo. Oh, ma che sberle mi tira, Nasuello. Quanto cazzo fa schifo. L'ha rifatto ancora! È il mas grande! L'ha rifatto! Sempre lui! Sempre lui! Sempre lui! L'ha rifatto! L'ha rifatto! Il più grande di tutti! Era un allenatore. Mi distraggo a parlare leggendo la chat, ragazzi. Cosa vi devo dire? Comunque anche qui è molto, è carino il deserto, ok? Perché non è che sia, non è che sia brutto. Però un po' troppo Game Boy Advance forse. Ve l'ho detto, è molto soggettiva come roba. Anche questa zona per me è iper saturata stile GBA, meno nello stile più realistico che avevano adottato X e Y, in questo senso. Sembra di vedere dei tileset in HD, però... Ripeto, poi anche qui gli assets sono sempre quelli. Per ora la mia idea è... Si poteva buttarla un po' più di fuori. È stata buttata poco di fuori in Horas, ecco. Laceraziao. Buona laceraziao. Non che nell'originale fosse incredibile come posto. Ma il senso del remake dovrebbe essere questo, no? Cioè... Anche i giochi di Johto... O Ficaro... Cioè anche in Oro, Argento e Cristallo... Non è che fossero incredibili posti. Art Gold e Soul Silver li ha modernizzati molto, secondo me. Questo gioco, sì... Però... Come se fosse una remastered grafica, capite cosa intendo? Ma Dio, un belbolo. È incredibile, è impossibile far sta roba. Ah, devo tipo aspettare che esponi di qua. Cioè, va di là adesso e ora torna qua. Ora me lo ciuccia, amico mio. Ok. Ok, così vediamo che caratteristiche ha differenti. Perché è un cacnea differente. Lo capisci o no? Chiedo. No, sabbia velo credo ce l'abbiano tutti. O no? Qual è la hidden di cacnea? Carta vetro? Rema sabbia? Qual è la hidden di Cacnea? Cioè di Cacturn di conseguenza. Assorbacqua. Figo. E le due normali sono sabbia velo e... Solo sabbia velo? Ah, ne ha una sola. Ok. Non ricordavo. Per sperare di prenderlo con la hidden devi prendere almeno 30. Ok, no, vabbè, ma non ci interessa. Ci va bene sabbia velo e amen. Anche se devo dire assorbacqua ovviamente sarebbe stata una grandissima figata in single player. Perché l'intelligenza artificiale dei giochi è incredibilmente predictabile. Puoi letteralmente rifarti la vita con assorbacqua switchando al momento giusto. Torno un secondo a Ciclo Mipoli, se potevo volare, ora che ci penso. Torniamo a Mobile City.
No, no, questo era Sabbiavelo, l'abbiamo visto. Dove sta se il centro Pokémons? Ah, è se in mezzo. Apuestos. Così ci curiamo i Pokémons. Vediamo qual è la situa. Ardita Sbirboning. Ma zio culo. Questo c'ha delle IV di merda. Ok, è semplicemente forte lui, perché è più attacco. Non ricordavo il birbone cosa facesse. No, in realtà ha delle IV basse in SPAT. Certo, non abbiamo parassi seme. Prendo questo qui. Però il parassiseme sarebbe stato male. Via Pikachu Chons, please. Allora, questo fa un po' cagare, però d'altro canto de d'artronde. Che livello si evolve lui, mi ricordate? Cioè, che livello si evolve Swablung. Wow, 38, 35, 36, 40, 35, ok. Fortunuomo non ce l'abbiamo. Lui ancora non lo tolgo, però presto lo toglieremo. Grazie, Castimatte. Bentornato, grazie di cuore. E dobbiamo andare a fare il fossile, però. In realtà. Volo, un ce l'ho. Cacne al 32, ok. Eh no, c'ho surf ma non volo. Beh, però cresci pugno. Posto di radicamento, serve una sega. Torniamo a nord, a questo. Ah. Ah, vero, vero, vero. Basta che vada a sinistra in realtà. E dal tunnel Menferro torno a Ferrugipoli. Ed è a Ferrugipoli che mi fanno il fossile, corretto? Sì, dovrebbe essere corretto. Qui gli allenatori li ho fatti tutti, a posto. Era Schitti quel verso? Allora, Mentania.
Tunnelman Ferro. Scusatemi, mi ero perso un secondo. Era il Lumise. Beh, lo sapete che non sono esattamente forte. Wismur. Qui cosa c'è? No, abbiamo già esplorato. E allora, qui a sinistra dovremmo arrivare a Ferrugipoli. Ma basta, Wismur! La legge dice che al quarto muori. Purtroppo. Dovrebbe essere alla Devon, no? Ah, ma è proprio Pierangelo Petri che mi fa il fossilame, forse. No, no, è uno dei suoi scienziati. Non mi ricordo un cazzo. È l'unico gioco dove non mi ricordo chi mi sfossila la roba. Probabilmente ai piani di sopra, però. Ah no, primo piano basso a sinistra. No, però ti dà la pigiotite, figo. Ah, questo. Sì. Sono un coglione. Ah no no no, te lo danno. Madonna, che bella, la tecnologia è incredibile. Te lo mandano nel box, questo è il futuro, ragazzi. Questo è letteralmente il futuro. Ciao, Mashed Potato. Ok, andiamo a vedere. Beh, potevo salvare, eh? Che dite? Potevo salvare, eh? Sarebbe stato intelligente da parte del vostro amico salvare il gioco prima di prendere... Ma non vi preoccupate, perché il destino ha in serbo per noi una magnifica natura. Vabbè, non è velocissimo di suo. Poteva andare peggio, ragazzi, no? Poteva andare peggio. De d'altronde. Lascio Swellow. Addio, Swellowone. Sei stato un grande ripossente, Swellowone. Però hai fatto il tuo tempo. Adesso c'è bisogno di queste nuove leve che livellino e crescano assieme a noi, perché sono a livello bassissimo. No, domanda da un miliardo. Fortunuovo esiste? Perché ormai è una prerogativa delle mie run. Aspettate intanto che metto surf a sbombre. Mi pare si ottenga tardi. E io non lo ricordo proprio qua il Fortunuovo, quindi chiedo a voi. Dai, via ruggito, zio Pera. Ma come fa ad avere assorbimento? Tenuto dai Pelipper selvatici, 5% di probabilità, e dagli Eppini selvatici. Grazie alla Switcher e grazie Kino. Ok, dove si trova Pelipper? O dove si trova Eppini? Perché in realtà... Cioè, raga...
E Pini Zone Miraggio sono sicuro. Grazie Guido, benvenuto, primo mese, grazie di cuore. Perché in realtà non è così male un 5%. Abbiamo fatto Censi su Art Gold e sul Silver. E su Platino anche. Cioè, sapete che ormai noi siamo degli abbonati del Fortunuovo. Peli per mi pare la via per Forestopoli. Anche a me sembra. Ok, sì, con Surf chiaro. Volevo sapere se magari ci fosse come... No, come Wingle nell'erba, mi sa di no, è solo in acqua. Pepper. A Wismur. Sei un Pokémon con insettocchi e furto, aumenta di un sacco la percentuale. Ok, insettocchi in questo gioco. Boruto! Terzo mese, grazie di cuore, bentornato. Siamo a 20, grandissimi. Pure in Valtellina oggi ha fatto un caldo atroce. Guarda, a dire il vero, giù sta facendo bel caldo qui da una settimanella. Comunque sì, molto caldo anche ieri. Nincada insettocchi. Ok. Allora si può fare. Compagno Grodon, hai cugina, complimenti bellezza, passi da me, umidità, grazie Ale, bentornato, grazie di cuore, quarto mese. Allora, vuole imparare knock off. Boh, che assorbimento a questo punto del gioco, fa talmente tanto cagare che piuttosto gli metto knock off. Sì, lo so, è vero, dovrei alzare il sub goal, ma sono stato poco attento. Allora, me l'ero anche detto prima della live, mi sono dimenticato come un minchione. Anche da Astox. Ma praticamente hanno tutti insettocchi. Ma come speciale. Allora Dustox no. Vado a prendere adesso un Nincada. Scusatemi, siamo qua. Nincada. Non si trova esattamente qui prima del tunnel Menferro. Grazie Zenith. Grazie mille, ottavo mese, meno 4 all'anno. Grandissimo te. Mi pare che si trovi qui prima del tunnel Menferro. Quindi se io adesso vado a usare un repellazzo, così mi faccio il tunnel per la prima volta senza rotture di coglioni. Ma cosa cazzo ho fatto? Gli occhiali neri li trovi lì. Ok. Dove? Dove sono uscito prima? Allora, percorso 116. L'effetto del repellente è finito. E qui sta Nincada. Sì, vedete che compare anche nel Navidex là sotto. Quindi, velocizziamo. E buona fortuna. Iniziamo. Bettina? Bettina? Ma dovrei prima catturarli tutti comunque. Fiba si trova al solito posto di giorno sotto il ponte. Ok, mandato il pronostico dopo quante zolle, arrivo, prendo un attimo e faccio una svapata.
c'è Daniela che sta già dormendo di là. Ma come cazzo fanno? Ma com'è possibile? Sono le 22. Minchia, ragazzi. Quanto cazzo dura la bet? Quanto l'ho messa? L'ho messa lunghissima. Ma il fatto è che Dani si è svegliata alle 11 stamattina. Grazie Raptor. Bentornato, grazie di cuore. Cioè, se hai gente che per andare a lavoro si sveglia alle 4 del mattino, ti credo che alle 9 c'hai sonno e vai a dormire. Nel senso, mi sembra anche normalissimo per la gente normale. Ma per noi teste di minchia che possiamo svegliarci più o meno all'ora che ci va. Ma che cazzo ti viene sonno alle 10? Axel riscattato, saluto personalizzato. Caschi a fagiolo, momento perfetto. Axel, puoi salutare mio fratello Ignazio che ha appena perso Pokémon bianco Hardcore Nuzlocke alla prima palestra. Ignazione, non ti abbattere, che su questo canale lo sappiamo benissimo cosa si prova. Chi è stato? Pansage, Pampurro, Pansear o, come immagino io, Lillipup? Fammi sapere. Io dormo alle 10 solo se sono in after, grandissimo. Io a fare after così tanto non riesco più, cioè mi viene comunque sonno a una certa. Cioè, allora, fino alla mattina alle 12, anche fino all'ora di pranzo reggo, poi però se pranzo mi addormento. Cioè non riesco a restare sveglio dopo pranzo se non ho dormito la notte, impossibile. Con lo stomaco tutto appesantito, come cazzo fai? Veramente impossibile. Ma quanti minuti di betto ho messo, zio fica? Comunque in chat, bettate. Io devo star fermo. Io per ora che non devo ancora lavorare, faccio tipo dalle 3 alle 13 come orario, dormo 10 ore a notte. Minchia. Ciao, cosa ne pensi del mio Pokémon preferito Shinotic? Un saluto. Sai che a me in realtà piace molto Shinotic. Non ho mai... Ah, puoi chiuderla prima? Grazie Gex, non ne avevo idea. No. Come faccio? Come cazzo la chiudo? Come cazzo si chiude? Ah, termina in via. Ok, perfetto. Grazie. Grazie, Gexone. Stavo dicendo, io dipende. Io, il mio problema è che sono... è che sono incredibilmente irregolare con gli orari, perché cioè può capitare appunto che io magari tipo ieri sera mi sono addormentato alle 5 e mezza di mattina, però alle 10 ero in piedi, che vabbè, ci sta, così ho scritto il video, cioè mi sono svegliato, mi sono alzato, mi sono messo a scrivere il video, ho pranzato 10 minuti, ho finito di scrivere il video poi alle 4 di pomeriggio, ho fatto un'oretta di sonno, ho registrato il video, ho fatto due passi e adesso sono in live. Magari vado a dormire un po' prima stasera, visto che ho dormito poco. Vediamo. Però, cioè, svegliarmi al troppo tardi sempre mi mette la depressione. Capita, perché capita, non voglio essere disonesto, io minchia, capita che io mi svegli tardissimo. Però preferisco, cioè, deve essere una volta, perché sennò è veramente... deprimente fare. Ho fatto mezzo inverno svegliandomi tardissimo. Non è roba. Non fatelo, non fa bene mai. Va bene, allora, Zolla 1. Niente parolacce, va bene. Che intendi per tardissimo? Dall'una alle 2 in poi. Cioè, svegliarsi dalle 13 in poi è svegliarsi tardissimo. Oh! Quattro! Quattro, ragazzi!
Quattro zolle. È stata una delle bet sulle zolle più veloci di sempre. Tra l'altro, visto che la maggior parte della gente ha bet... No, 37%, 4-6, 38%, 7-9. 52.000 punti. Sono bei punti canale, ragazzi, questi per chi ha messo 4-6. Sono bei punti canale, amici. Complimenti a chi ha messo 4-6, vi siete fatti una grande ricchezza. Potreste diventare tutti i Warren Buffett della chat. Ho visto un sacco di fresca ballare in questa bet. Allora, registrazione di Ninkada. D'estate andavo a dormire alle 6 di mattina e mi svegliavo alle 3 di pomeriggio. Ma sì, lo capisco, lo comprendo. Il problema è che d'inverno a me è capitato di fare spesso questa roba qui, che magari andavo a dormire iper tardi. Più volte durante quest'inverno ho fatto orari di merda, veramente di merda. Vuoi nelle ultime settimane quando ho montato i video, spesso ho fatto anche le 10, le 11 di mattina. Poi dormivo fino a pranzo. Pranzavo e poi però mi riaddormentavo perché già avevo dormito 2 ore, 3 ore. Mi riaddormentavo e mi svegliavo che fuori era buio. Ragazzi, terrificante. Cioè, quando non vedi la luce del sole sei a un livello preoccupante, terrificante. Anche perché fa molto male. Una soul-in con Daniela, prima o poi la facciamo. Ora è difficile per come siamo attrezzati, perché essendo in studio assieme è complicato fare la soul-in. Paradossalmente è più facile farla su Discord con un altro che farla in studio insieme, se lo studio non è attrezzato per muoversi così. Potremmo andare a shoppare repellazzi però, che io altrimenti non ce la fo. Converrebbe livellarlo un po' quel Ninkado, altrimenti è un casino per i Pelipper. Figa, vero? Perché non posso fu... A meno che... Una palla fumo. Ce l'abbiamo una palla fumo? Non so se la conosci, ma che ne pensi della Chesslock? La conosco di nome, ma non so come cazzo funzioni. Credo che se lo lasci morto in prima posizione funziona comunque. Cazzo, è vero, anche questo. Come il Cute Charm, teoricamente è vero, hai ragione. Intrigante. Fatemi vedere se c'ho una palla fumo, anzi tutto. No. Qualcuno mi butta un occhio Pokémon Horas palla fumo? Se esiste. E anche furto, perché mi sa che pure furto un ce l'ho la MT, che dovrebbe essere la 46. Almeno nei giochi gloriosi era la 46. No, qua non ce l'ho. Si shoppa? Quizzoteca la palla fumo. Grazie, ragazzi. Hai detto cazzo? Ma erano passati 5 minuti. 5 minuti, niente parolacce. Percorso 110. Furto e Asselcepoli. Ok. Sentite, facciamo una roba molto sensata. Con la palestra di Forestopoli ci viene dato volo subito dopo, corretto? Nel percorso subito dopo da Rocco, credo, no? E con la palestra poi la possiamo usare. Prendiamo volo. Prendiamo prima volo, quindi andiamo a Forestopoli. Furto a Porto Selcepoli. Esatto. Onde evitare di continuare a farci... Non l'ho presa. Onde evitare di continuare a farci tutta Hoenn a piedi, che mi sono anche rotto il cazzo.
prendiamo volo, cioè facciamo Forestopoli, prendiamo volo e poi facciamo tutta questa roba per il Fortunuovo, perché oggettivamente altrimenti non so come cazzo possiamo fare a livellare tutti quanti così velocemente. Cioè finisce che li possiamo usare, ma perché ho usato il repellente? Finisce che li possiamo usare tra 100 anni i Pokémon altrimenti. Non ti faresti molti problemi a livellare. Allora, so che sicuramente è più facile con questo tipo di condividi esperienza. Abbiamo la bici, è vero? Mi dimentico, ragazzi, semplicemente, sono scemo. No, se non ricordo male, devo passare il deserto per andare a Forestopoli, no? E infatti. No, no, sono... No, ma sono... Mi serviva solo Cacnea, sono un minchione. Non è di qua. Vabbè, fatemi fare... Allora, fatemi prendere tutto quello che c'è da prendere e poi andiamo. Perché allora ho fatto il deserto? Ah, Baltoi. Tempesta giù. Allora prendiamo Baltoi un attimo. Eccola. Bravissimi. Non che ci serva, però insomma. Senshryu, Trapinch, ah, è che c'ho Claydole, perché sennò io già stavo dicendo, ma perché Altaria? Cioè, perché non Flygon? Ah, trappo arena, vero? Vabbè, allora a sto punto o io lo catturo. Ma Baltoi si trova così girando? Mi viene il dubbio. Ah, sì, a posto. Fake out. No, Pokéball, non sia mai. Se questo va nella squadra, deve essere nella Pokéball. Che poi in sto gioco si vede nella squadra quando ruoti le ball, terribile. Il mio incubo peggiore. Baltoi finché non si evolve è un mezzo dito al culo da tenere in squadra e si evolve molto tardi. Per questo dico col Fortunuovo, anche se non è difficile livellare, facciamo sensibilmente prima, perché tu lo assegni a un Pokémon, poi il condividi XP funziona comunque, quindi tanto di guadagnato. Dai, lo prendiamo, tanto sapete l'abbiamo sempre fatto, è vero, magari non nelle retrospettive, l'abbiamo fatto nei platinaggi, però chi se ne frega, alla fine anche questo tipo di accessibilità degli strumenti può essere un fattore retrospettivante interessante. Appena incontri propri simili, Baltoi forma un gruppo molto rumoroso. Questo Pokémon dorme bilanciandosi con maestria sull'unica estremità inferiore del proprio corpo. Guida e ride, pezzo. Non credo strimmi. Pezzo. O mi sono perso qualcosa. E se invece vai di caramelle?
No, perché nella retrospettiva devo tenere conto del fattore curva di livellamento in un gioco Pokémon. Fa parte del gameplay comunque. Per cui mi perderei un aspetto importante, secondo me, del gioco. E allora, per la quindicesima volta oggi entro a Ciclamipoli. Abbiamo fatto economia domestica finora, cioè della squadra. E me ne esco a est, corretto? Sì. E quindi però devo andare via mare. Ecco, infatti. Dicevo, un c'ha senso. De uccia senso. Allora, qui c'è il pescatone che ci dà l'ano buono. I due reporter del cazzo. No, ma chi c'ho davanti? Oddio. Dio. Vai, vai, Blazikenone. Ciao, ora che hanno chiuso Citra, dove giochi? Vorrei giocare anch'io questi giochi. Io avevo Citra. Ce l'avevo già sul computer. Per cui. Allora, non ti so dire appunto per questo, perché non ho avuto problemi dato che ce l'avevo da anni. Possibile che non si trovi più? Cioè, so che hanno chiuso il progetto principale, ma non si trova proprio più? Ok, Pepper lo trovo anche qui. Però facciamo prima. Facciamo prima Forestopoli perché devo comunque andare a prendere furto poi, per cui. Allora, il fatto è che contro i pescatori io. Allora, Cacne ancora non me la sento di usarlo, gli mando il linone. Famo così. Sì, io credo che su GitHub o appunto sull'Internet Archive c'è veramente di tutto. Mi sembra impossibile che siano davvero riusciti a far sparire Citra dalla faccia della Terra. Mi sembra inverosimile. Perché qua l'intimidate mi rompe il cazzo. Però l'ira di drago bene non è che mi faccia. Tiè, bruciapelo. Fake out. Cioè, knock off. E dentro di Linone. Vai, Linone. Dovevi fare lacerazia, Linone. Ma va bene anche taglio. Sei fortissimo, Linone. Oh, Brocco. Credi che sia meglio allenare Pokémon di svariati tipi oppure dedicarsi solo a quelli del proprio tipo preferito? Minchia zio con le Monotype, cringe, cosa siamo nel 2013? Ah, è qui! Los! Non mi ricordavo fosse qui! Ok, Latios viene a chiederci aiuto e chiede di salirgli in groppa. Animazione fighissima, cioè cutscene bellissima. Ovviamente perché hanno sviluppato lì per volo e per cui non è che abbiano dovuto rifare.
Vi abitano due Pokémon che custodiscono un segreto. Ok, questa parte la voglio leggere perché non me la ricordo per niente. Il segreto di un'ulteriore possibilità evolutiva per i Pokémon, la mega evoluzione. E ok. Che queste storie abbiano attirato qui qualche malintenzionato? Cioè, quindi c'è proprio tutta... Porca troia, com'è possibile che io non mi ricordi tutta la subquest? Ho capito che non lo gioco da 5 anni, però buon Dio. Guardate anche questa mappa, come si vede il discorso che vi dicevo prima. Che vi dicevo prima. È incredibilmente, incredibilmente bella. Ma è un bello anacronistico. Non posso fare a meno di continuare a notare questa tendenza. È un bello anacronistico perché è una mappa degli originali trasportata qui, anche se non è mai esistita negli originali. Lo vedi che la struttura è quella, come se ci fossero ancora i tileset. Guardate i gradoni che scendono verso il fiumiciattolo, guardate la il promontorio tagliato dritto per dritto con l'erba sopra, sembrano esattamente i tileset dei vecchi giochi riportati qui. In questo caso funziona bene, però in questo caso secondo me non è un meno di quello che si sarebbe potuto fare vedendo XY. Qui sembra quasi una scelta più consapevole e più, forse perché hanno potuto rifare da zero una mappa, sembra proprio solo art style, ecco. Conserva nel tuo Q i RD Svan al memoria. Conserva nel tuo cuore i ricordi svaniti dalla memoria. Ho sbagliato solo una parola. Stai modificando la cam di gioco? No, è questa. È proprio è la fotocamera sua. Cioè la fotocamera è la telecamera di gioco sua. Se fosse una pietra, sarebbe la pietra solare più bella di tutti, anzi, risplenderebbe come una pietra albore, non trovi? Direi che non ha nulla da invidiare ai miei amati Pokémon di tipo acciaio. Ovviamente il timidro. Latias e Latios hanno percepito la loro presenza e ci hanno chiamato qui per questo. Alan, il vice capo del team Hydro. Siamo venuti per Latias, non per fare conversazione con voi. Naturalmente siamo qui anche per la mega pietra. Il potere della mega evoluzione è necessario per portare a termine il nostro piano. No, Suka. Anche a me piace di più Latias di Latios. Però da piccolo non accettavo questa cosa perché Latios è maschio. È meglio quindi. Lo sanno tutti. Allora. Io ho davanti Linoon. Vabbè, va bene, dai. Intanto alla peggio si manda Blaziken. Iniziamo a danneggiare Sharpedo. Tra l'altro fatemi boostare la host perché...
Mazza che pippe. Veramente scarsi. Beh, in questo senso, onestamente, gli unici che non deludono sono i generali del Team Galassia. Team Plasma non ha dei veri e propri generali che si affrontano durante la storia. C'è N che continuamente ci sfida. Grazie, Diego. Bentornato, grazie di cuore. Una domanda che mi è sorta adesso. Vabbè, Macchino, ma questa roba qui del fatto che lui vada in giro con Metang e non con Metagross sono le solite fallacie logiche dei giochi Pokémon, però nel senso è per motivi di gameplay, chiaramente. Poi sono d'accordo che a livello logico non abbia alcun senso e non penso sia facilmente giustificabile. Ma cosa se io non volessi ficcarmelo in squadra, Latias? Devo? Ah, devo, perfetto. Vabbè, per ora vai Swablu, poi ti riprendiamo tra un attimo. E ci viene dato il mega bracciale. Allora, due paroline adesso che l'ho rigiocato. Io ricordavo il fatto che ti viene regalato Latias o Latios, ricordavo che fosse abbastanza presto nei giochi, non ricordavo che fosse così presto. Ah! Cioè, ti viene dato Mega, già. Questo fenomeno si verifica grazie alla forza del legame, che si verifica grazie al presente tra Pokémon esseri umani. Spero proprio che quel Mega bracciale ci aiuti ad avvicinarci alle risposte. Beh, devo dire che almeno nell'incipit narrativo, poi so perché ricordo che in Horas in realtà è spiegata meglio, ma almeno il principio narrativo della Mega Evoluzione e tutto quanto questo evento, mi spiace ragazzi, io sarò onesto ragionando in questo caso più da, passatemi il termine, da critico che non da appassionato. Questo evento, dal punto di vista del gameplay, per quanto sia molto carino esteticamente, toccante la musichetta, bello il luogo, dal punto di vista del gameplay è una porcata unica e senza senso. È veramente una porcata. Non c'è veramente alcun senso. Non c'è veramente nessun cazzo di motivo per cui darti un Latias o Latios Mega a questo punto del gioco senza che ci sia peraltro nessuna sfida che giustifichi l'avere accesso a un Pokémon così forte. Mi spiego. Soprattutto essendo un remake di Rubino, Zaffiro e Smeraldo, dove ogni Pokémon leggendario te lo facevano sudare, tranne forse quello di copertina che è più semplice, cioè, tutti gli altri leggendari non è che te li facevano sudare, è che cioè dovevi praticamente strisciare nel deserto nudo, inseguito da diversi cavalli eccitati, poi usare fossa, sottoterra dovevi usare flash, spostare mille, intanto ci sono i cavalli che ti vogliono inculare dietro, cioè una metafora che secondo me funziona per dire che non ti veniva regalato un assoluto cazzo nei veri giochi di terza generazione. Questo lo trovo proprio
infedele alla bella natura di merda, infedele all'anima dei giochi di Hoenn. Buttarti così Latias. Peraltro straforte, perché ovviamente già è un Latias ed è rotto, più rotto di Lucario di XY, perché cazzo, questi sono Latias e Latios. In più te lo danno mega. Cioè, è vero che poi sta a ognuno decidere se usarlo o no, e quindi tanti, penso esattamente come noi, lo prenderanno, lo ficcheranno nel box, e chi si è visto si è visto, ciao Latias. Però, cioè, perché? E poi appunto, ciao Gian, benvenuto. E poi, dicevo, la sfida prima, no? Cioè, cazzo, fermo restando che non ha senso mettermelo disponibile così presto. Però, che ne so, sai, almeno fammelo Roamer, come è sempre stato, no? Cioè, tu me lo fai Roamer, quindi Pokémon errante, così almeno come Entei e Raikou, no? Entei e Raikou li puoi ottenere potenzialmente alla quarta palestra. Buona fortuna però a prenderli. Anche loro sono sbroccati se li prendi. Però non è facile prenderli. Se tu mi mettevi così, Latios o Latias, ci sta. Perché c'è una sfida, c'è un ostacolo che aggiunge un livello di difficoltà, per cui non è un senti, c'è questo Pokémon straforte, non lo devi nemmeno catturare in una battaglia. Cioè, lui vede che sei buono e quindi ti entra nella Pokéball proprio lezzo. Beh, vai nel box, amico mio. Possiamo, per favore, finalmente non tornare più in questa città di merda? Posso arrivare a Forestopoli? Non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ho bisogno di andare a Forestopoli. Mi sento Rosario Liccardo che dice ho bisogno di parlare con Chiara Ferragni. Io ho bisogno di parlare con Chiara Ferragni. Io ho bisogno di arrivare a Forestopoli. Ok. Oh. Mo' hai solo 15 milioni di allenatori, 80 km cubici di erba alta, un incontro con il rivale e una quest del team. Easy. Non vedo el problemas. Vabbè, la famo sti allenatori. Allora, io devo livellare gli stronzoidi, solo che nessuno di loro ancora è in grado di lottare autonomamente. E allora tengo il Linone davanti e via. Gli allenatori si velocizzano, perché tanto sempre loro sono. Tutto troverete nel mio profilo Instagram tranquillamente. È tutto pronto. Che cazzo di lore quella di Liccardo Rosario. Io, se siete appassionati di YouTube, per quanto faccia parte del mondo del trash, che tendenzialmente secondo me non trova né arte né parte, Liccardo Rosario non è il solito personaggio trash. È un villain inquietante. C'è di mezzo disturbo delle personalità multiple. Cioè, è più interessante Liccardone. Merita. Cioè, merita. Una storia che va conosciuta, vincente. Se non volete recuperarvi i miliardi di live da mille ore, c'è il video di Cian Cianguilla, che anche quello è molto bello. Ma certo, ragazzi, primo in Italia per risultati e guadagni. Minchia, com'è incazzato il pigliamosche.
Allora, battiamoli. Ma perché sono così inquietanti i pigliamosche in questo gioco? Cioè, cosa gli han fatto? Guarda! Guarda Maonna, sudato, tutto ingobbito! Con il suo retino pronto a prendere l'insetto! Noto, piccola nota di apprezzamento. Ora, non so se qualcuno ha mai prestato caso, visto che si tratta di un dettaglio assolutamente minore, Heart Gold e Soul Silver è il primo gioco della serie che aggiunge un universo sonoro alle host dei giochi. Quando camminate in riva al mare o vicino alle fontane si alzano i suoni dell'acqua. Heart Gold e Soul Silver, la regione di Johto è più viva a livello sonoro. Piccolo apprezzamento per questo percorso di Hoenn, che con lo scroscio della pioggia, i tuoni sotto, rende molto bene, dando un qualcosa in più all'aspetto estetico e grafico tramite il sonoro. Bello. Maschera in Intimidate. Se si prende di notte lo prendiamo, Fibassone. Se si prende di notte. Proviamo ad andare sotto al ponte. Citran, uso il classicissimo Citra. Cazzo, Brilum è il motivo per cui mi rode d'aver preso Blaziken. Che già ovviamente... Una volta che c'hai già Blaziken tipo lotta... No, lo spagnolo se n'è andato. Una volta che hai già preso Blaziken tipo lotta non ha senso, però sarebbe stato veramente bello Brilumone. Oh. Allora, antidoto sul Blazikenoide, super pozza sul Linone, a posto così. Fibas è al 5% perché è notte, chiaro. Allora, il ponte, tra l'altro penso che sia nella parte superiore del percorso. Ecco, questo devo dire mi sembra sensibilmente migliorato rispetto a Rubino Zaffiro. Ti prego non nominare Fibas. Sono due ore che sto cercando un Milotic femmina tra spada e violetto. Pure Gioconi è. Hanno tutti il pisello. È incredibile. Perché ti serve femmina, GS? No, facevo sta faccia comunque perché... perché mi era appena curato i cazzo di Pokémon e ovviamente lì c'era la casa dove ti curano. Ah, ok, il ponte è quello, credo. Sì, Ada, forse... Forse, beh, boh, sì, facciamo di sì. La madò. Che cazzo è sto verso? Perché non l'ho riconosciuto? Cappello? Oh. E ti credo che non l'ho riconosciuto, è Tropius. Dai là, catturiamo Tropius. Crit morto. Che poi sapete che anche a me da piccolo piaceva veramente tanto Tropius. Mi piaceva anche di più perché poteva apprendere Drago Danza tramite mossa uovo.
Grazie Degok, bentornato quarto mese, grazie di cuore, sono riuscito ad oggiare tutte le sub regalate da Bendy e Locke nell'ultimo periodo, quindi tocca usare il Prime. Grazie di cuore. Sì, però adesso entra nella Premier Ball, fai da bravo, eh. Axo, c'è un Pokémon che fa cagare a tutti e a te piace, Charizard. Di questi tempi. No, a parte gli scherzi, fatemi pensare. È che io sono molto normie in realtà, eh. No, probabilmente no. Ciao Pippi. Ma no, ma Luminion non è vero che fa cagare a tutti. Cioè, anche a me piace Luminion, però non fa assolutamente cagare a tutti. Celebi non è che sia altissimo tra le classifiche, sì, però c'è differenza tra non è il preferito di qualcuno e fa cagare a tutti. Tra tutti i misteriosi, almeno quelli delle prime tre, cioè Jirachi, Mew, Celebi, non è che abbia mai sentito tanta gente dire no, porco Dioz, mi fanno cagare. Non sarà il preferito, però sai, è diverso dire un Pokémon che fa cagare a tutti. Che dici, entriamo o non ti va proprio? Sigilyph. Però anche io sono in dubbio, ve l'ho sempre detto. Bello, però boh. E Barbaracle, per esempio, a me fa cagare, però, vedi? Cioè, fa cagare a tutti, me compreso. È quello il problema. O tipo, boh... Glalie mi fa cagare. Itmore mi fa cagare. Come cazzo si chiama? Bruxish mi fa cagare. No, Musharna a me piace. È vero, Musharna in tanti lo odiano. Gastrodon. Gastrodon a me piace, è vero. È vero, Gastro stronza a me piace. Figa sdoppiatore era bella, però purtroppo lo schiavoide MN deve schiavizzare. Occhioni teneri e fascino, no? Ah, no. No, via, togli occhioni teneri. E Gastrodon sono tanti, eh? Però questo è un Pokémon semplicemente divisivo, non è che tutti lo odiano. Però è divisivo Gastrodon. Ho sentito sempre molta gente dire no, Gastrodon è una merda, orribile, bruttissimo. Però anche tanti a cui piace molto. Parasect bellissimo, cioè più come idea forse che esteticamente. A livello concettuale, soprattutto per essere uno dei Pokémon delle prime generazioni, ha un grado di profondità superiore rispetto alla maggior parte del Dex. Parasect è morto, ragazzi. È una figata, cazzo. Qui c'è una base segreta. Forretress, ecco, allora Forretress è vero, a tanti fa cagare, a me non dispiace. Non è tra i miei preferiti, però non lo detesto. Non sono un odiatore di Forretress. Ho visto prima Ada che invece chiedeva un Pokémon che fa cagare, che piace a tutti, ma che a me fa cagare. Qua però è pericoloso. Allora, fammi pensare. Perché fa cagare è pesante. Tipo Greninja a me non fa impazzire, ok? Però non mi fa cagare. Anche tutti i gigatamarroni della quarta gen non mi fanno impazzire, ma non è che mi fanno cagare.
Cioè, non sono matto, non è che dico no, Magmortar fa cagare, è troppo tamarro, semplicemente non è tra i miei preferiti, però cioè, rimane molto bello. Ah no, ce l'ho un Pokémon che piace a tutti, che a me fa cagare. Ce l'ho. Non so se dirlo, ma ce l'ho. Mi fa proprio cagare. Cioè, uno di quelli che dice sì, ok, riconosco perché possa piacere, però a me fa cagare. Grazie Gegione, benvenuti ragazzi. Ultra Necrozma. Un cazzo di Digimon per me. Non è un Pokémon quella roba per me. Però piace a tutti. Sì, è un ultra cre... No, no, Necrozma è un UC. No, Necrozma è un Pokémon, non è un UC. Necrozma non è un UC. Oh sì, è un ultra creatura? Non ricordo. È un UC, ok. Ecco, qua vi ripeto, nel senso, sempre, per carità, con tutta l'umiltà e il mea culpa del caso, del dire, so benissimo che il senso delle ultra creature è proprio quello, il mio è un discorso un pochino più complicato, nel senso che a me tutte le ultra creature fanno cagare, più o meno, quasi tutte, perché sono troppo diverse da quello che significa Pokémon per me, e il fatto che concettualmente appunto dici ma non sono Pokémon, sì, ho capito, però stanno in un gioco dove sulla scatola c'è scritto Pokémon e io li catturo e li porto in giro nelle mie palle come i Pokémon, ok? Lo so che sono mostruosi, alieni, è il discorso che facevo l'altro giorno con Deoxys, anche Deoxys è alieno, viene da un altro mondo, però è, per quanto sia strano, è molto più in linea con il design canonico dei Pokémon fino a un certo punto. No, Cartana già mi piaciucchia. Bravo, Tommaso. Cartana forse è la mia preferita. Mi piace Cartana. Tipo, per esempio, non mi piace Nilego, che ha tutte quelle sfumature strane, non ha una faccia. Non mi piace Buzzwool. Non mi piace Xurkitree. Non mi piace per niente Gazlord. Non mi piace Stakataka, ahimè. Poi Polenaganadel non sono male. Sì. Poi Polenaganadel, o meglio, più che non sono male, vi ripeto, perché le UC in diversi casi hanno dei design molto interessanti, attenzione, anche Celestila è fighissimo come design, però semplicemente il mio punto per cui dico a me non piacciono è che li avrei visti molto ben sfruttabili come ottimi design, per carità di Dio, in un gioco che magari non è Pokémon, capito? Perché l'ho sempre detto, allora... Il fatto che il design di Pokémon sia cambiato nel corso del tempo, cioè lo stile dei mostri, è normale. Succede in qualunque cazzo di cosa del genere. È normale, sarebbe stato strano il contrario, perché non è che solo passano 30 anni, nel senso, nella mano di Sugimori, che poi peraltro Sugimori ne ha disegnati pochi, in realtà sono suoi. C'è questa misconception che i Pokémon li disegna Sugimori, in realtà... Non è così, ne ha disegnati molti della prima generazione, però già se prendiamo i Pokémon di terza ci sono diversi concept artist, poi Sugimori fa gli artwork ufficiali, ma i Pokémon non sono suoi, l'abbiamo detto mille volte su questo canale, ormai è common knowledge, sapete no che la maggior parte dei Pokémon più iconici di prima generazione, o meglio, non la maggior parte, una grande parte dei Pokémon più iconici di prima generazione li ha fatti Atsuko Nishida, non li ha fatti Ken Sugimori.
Per cui dicevo, è chiaro che in base alla mano e soprattutto in base al periodo storico in cui vengono prodotti, periodo storico inteso del mercato videoludico e della cultura pop, i Pokémon abbiano dei design diversi. I Pokémon di terza generazione fungono, secondo me, da esempio perfetto perché escono con assieme al Rampage, all'arrivo degli anni 2000, e sono design che riflettono perfettamente l'inizio dell'epoca dei primi anni 2000. Così come i design di quarta generazione anche sono molto figli di quel periodo, ok? Per cui questa evoluzione per me è estremamente naturale. Tuttavia, il motivo per cui finisco per prediligere a livello concettuale i primi mostri non è per un fattore estetico, perché lì appunto si entra in un campo estremamente soggettivo, perché appunto, come vi dicevo, magari anzi senza magari, è ovvio che siamo tutti figli del nostro tempo, ok? Quindi a uno cresciuto guardando in televisione i mostri di Ben 10, giocando con i gormiti, eccetera, 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 ci sta che risultino estremamente familiari e accattivanti i design più grossi, più tamarri, della, per esempio, della quarta gen, che, ripeto, a me piace moltissimo, per esempio, perché per quanto io non fossi consumatore di quelle serie televisive da bambino o di quei giocattoli da bambino, comunque sono cresciuto immerso tra quelle cose lì a scuola, no? Per cui i design di quarta generazione mi piacciono, non è che non mi piacciono, parlano anche a me. Preferisco idealmente i primi 251 per un motivo di fedeltà all'anima di Pokémon. Mi spiego. Non tutti, perché non si parla di tutti, ma in diversi dei primi mostri inevitabilmente è riflessa l'idea più profonda e più intima del creatore. Sappiamo tra l'altro che Tajiri ha smesso, dopo un certo punto, di mettere eccessivamente mano all'interno dei giochi. Abbiamo detto nella retrospettiva, ne abbiamo parlato più volte, Oro e Argento sono gli ultimi titoli di cui Satoshi Tajiri, cioè letteralmente l'uomo che ha avuto l'idea, l'intuizione dei Pokémon, sono gli ultimi giochi di cui è stato Game Director. Si entrerà poi, dai titoli successivi, nell'era masudiana, destinata a finire solo con... credo già Scarlatto e Violetto non siano più di Masuda come Game Director. O ha lasciato la carica dopo, non mi ricordo. No, dopo... No, credo che Spade e Scudo ancora siano masudiani. Spade e Scudo sono ancora sicuramente masudiani. Dicevo, non significa questo quindi che i giochi siano più belli o più brutti. È una questione di fedeltà per me, ok? Cioè dipende da quanto siete legati all'originalità di un'opera. Io inevitabilmente finisco per essere influenzato da questa cosa qui e non riesco a non subire appunto il fascino dell'anima dei mostri e dei giochi così come li voleva il suo creatore, cioè il loro creatore. Questo è il motivo, non è, vi ho sempre detto appunto, non è nostalgia nel mio caso, io non sono cresciuto con i primi giochi, ero decisamente troppo piccolo, io sono del 99, Oro e Argento escono nel 99, i primi giochi non ero nemmeno nato ai tempi della prima generazione. Non è una questione di nostalgia, è più che appunto crescendo così tanto a contatto lavorativamente con l'universo Pokémon, dovendo quindi scrivere di questi aspetti dei videogiochi, dovendo approfondire
per necessità molto di più di quanto non debba fare un utente, un consumatore normale, finisci per interrogarti e per studiare più cose, tendenzialmente. A tenere conto di più pezzetti all'interno del puzzle. Mettendo assieme tutti questi pezzetti del puzzle, arriva un certo punto in cui mi sono detto: probabilmente è per questo che sento così tanto uno stacco. Che, ripeto, non è uno stacco di merito o di demerito, semplicemente uno stacco, cioè come due cose diverse. No, non è vero, io inizio a parlare dei Digimon solo per alcune generazioni. Grazie unissimo, bentornato, grazie di cuore. Per esempio, i Pokémon di nona generazione, fatto salvo per, paradossalmente, forse quelli che mi convincono di meno in questo senso, sono le trasformazioni motociclistiche di Coraidon e Miraidon. Perché altrimenti il Pokédex di Scarlatto e Violetto è uno dei miei preferiti, ragazzi. Idealmente. Cioè, uno di quelli che vedo più fedeli a ciò che erano i Pokémon. Sono, se ci fate caso, se andate a guardare, sono molto Pokémon così come erano intesi una volta i Pokémon di Scarlatto e Violetto. Per me, dal punto di vista appunto della questione Digimon, le peggiori sono 5, 6 e 7. Anche l'ottava non ha così tanti Digimon. Sono andati un po' indietro in questo senso e, come vi dicevo, questo ha indubbiamente a che fare con il periodo della cultura pop. Io ho giocato con i primi giochi con il Game Boy, il vero stacco l'ho sentito dalla quinta... Vabbè, ma certo, perché la quinta gen vuole assolutamente... In tutto stacca, non solo con i Pokémon, secondo me. Cioè, la quinta gen... E poi con i Pokémon la quinta gen te lo amplifica. Lo sai perché? Perché ti butta solo loro nel gioco. Cioè, la quinta gen amplifica questo effetto... che cazzo sono sti Pokémon? Perché ci sono soltanto loro nel gioco. E quindi te li butta in faccia, ti costringe a notare che sono mostri nuovi e che sono quindi mostri diversi. Oltretutto, la quinta gen ha, come forse abbiamo già detto un paio di volte, un problemino dato sempre da questa roba qui. Ovvero, la quinta generazione, volendo inserire solo Pokémon nuovi, ragazzi, c'è una regione da riempire. E avere una regione da riempire significa che alcuni Pokémonini, magari a stadio singolo, dimenticabili, segregati in una piccola zona, e questa cosa qui, se tu la fai nelle prime due generazioni, dove di Pokémon ce ne sono 251, Dunsparce, che è dimenticabilissimo, inutile, uno stadio singolo, debolissimo, non l'ha mai usato nessuno, comunque acquisisce un minimo di memorabilità e di iconicità perché sono pochi, ok? Cioè, finché sono 150, 250, non sono così tante bestie, e anche quelle dimenticabili diventano non dimenticabili proprio grazie al fatto che sono nascoste nelle loro dinamiche di cattura. Nel momento in cui i Pokémon con la quinta gen arrivano a essere oltre 600, un Pokémon come Maractus, segregato all'interno del deserto della quiete, che compare praticamente lì e soltanto lì, quasi mai dato agli allenatori nel corso dell'avventura, è ovvio che finisce per sparire di più nel marasma di Pokémon rispetto a Dunsparce. È quello, secondo me, l'altro problema del Dex della quinta gen, che deve andare a ricoprire dei ruoli anche solo ambientali o di gameplay della cattura, perché ricordiamo che, sebbene poi sia evoluto in tanto altro, Pokémon di base rimane un Monster Collector, no? Cioè, catturali tutti è sempre lo slogan del brand, no?
E quindi tu devi renderlo interessante, no? Questa meccanica del catturali tutti. Non sarebbe così divertente se non ci fossero anche questi mostri a stadio singolo che compaiono con una percentuale più bassa del solito. Che è una formula di gameplay che secondo me funziona bene. Grazie Kallak, grazie di cuore, bentornato, terzo mese. Esatto, tipo Durant, tipo Hitmore. Ecco, tipo Durant e Hitmore. C'erano già Sea Viper e Zangus. La quinta gen risulta nella sua volontà di soft rebuttare i Pokémon, risulta ridondante a volte. Perché non c'era veramente bisogno di riempire quegli spazi, se non fosse stato perché devi mettere da zero un intero Pokédex in una regione. E quindi questo secondo me è l'insieme di motivi che fa percepire così tanto stacco tra la quarta e la quinta generazione. Perché altrimenti a livello di Dex anche le prime quattro hanno tutte un'identità propria. Secondo me se prima e seconda si somigliano, ma comunque la seconda ha un'identità sua nei design dei Pokémon, terza e quarta sono molto iconiche. Cioè i Pokémon di terza sono quelli, i Pokémon di quarta sono quelli, sono molto riconoscibili. Cioè la quarta in questo senso fa una roba ammirevole secondo me per quanto riguarda appunto l'identificabilità dell'art style di una generazione. La quarta generazione c'ha mezzo Pokédex che sono Pokémon evoluti da vecchia gen, no? Eppure è molto difficile nel momento in cui li guardi tutti quanti assieme scambiare Electivire, Magmortar, Rhyperior per dei Pokémon di prima. Meglio che un Magikarp che ti spunta di fronte ad ogni specchio d'acqua perché Game Freak ancora pensa che sia un meme divertente. Come i pescatori con 6 Magikarp, dai Masuda aspetta che mi sbellico dopo che hai fatto lo scherzone per l'ottava gen di fila. Ma infatti dal punto di vista del gameplay io sono d'accordissimo con te GS, cioè per me era necessario a Unima fare questa roba qui. Dico, è normale allo stesso tempo che venga percepito questo stacco, perché per questo e quest'altro motivo. Però sono super d'accordo, aggiunge indubbiamente varietà al tutto. Che cazzo stavo dicendo? Ah, che si riconoscono. Anche se sono tutte evoluzioni di vecchi Pokémon. Steelix. Boh, sì, poteva essere di prima, poteva essere di terza. È Steelix. Unchcrow, Weavile, Miss Magius, Electivire, Magmortar, Yanmega, Rhyperior, chi cazzo c'è? Sono quasi tutti, perché alcuni di meno, tipo magari Froslass un po' di meno, incarnano Probopass, incarnano la quarta generazione. E questo è forte come roba, secondo me. Sì, ho capito, Shenik, cosa intendi. Secondo te una persona che non conosce Pokémon per niente sarebbe in grado di fare macro gruppi di Pokémon riuscendo con un margine di errore che è naturale a differenziare le diverse gen? Allora, dipende. Se è una persona che lavora nell'ambito, cioè in un ambito simile, quindi in ambito artistico e di design, secondo me sì. Secondo me sì. Se invece si prende un cristiano normale che non ha alcuna competenza e magari non ha mai sviluppato una sensibilità, diciamo artistica, tra virgolette, in questo senso, allora non ti so dire, non ne ho idea. Probabilmente no, secondo me. Devi farglielo notare. Se glielo fai notare, poi diventa palese a tutti. Se non glielo fai notare, secondo me lo metteresti comunque in difficoltà, perché mi viene in mente, tipo, no? Io ho recentemente visto il video di Poldo sui Gormiti, molto bello, tra l'altro, Poldo, come al solito, grandissimo. Io i Gormiti non li ho mai seguiti, mai comprati, mai un cazzo. Ce ne aveva alcuni mio fratello, però a me mi entravano da un orecchio e mi uscivano dal culo. Veramente non me ne è mai fregato un cazzo dei Gormiti, ok? Ho visto il video,
mi sono ricordato di tutto quanto, perché comunque circolavano, anche se ero già un pochino leggermente più grande, circolavano. Tu non sai quanto ti amo, tu sei il vanto di Milano, quello stemma sopra al cuore rappresenta il primo amore. Te l'ho promesso da bambino, per sempre ti starò vicino, a testa alta ovunque andiamo siamo la curva Nord Milano. Grande Blast, sempre commovente. Forza Milan! E dicevo, mi sono interrogato su questa... Cioè, perché è una domanda che mi sono fatto anch'io spesso, ma si riconoscerebbero se te non sai un cazzo le varie gen? Con i Gormiti, nel momento in cui lui faceva vedere le varie serie... Ora non so quanto più palese sia rispetto a Pokémon questa cosa, però cazzo si vede... Io non so niente dei Gormiti, però se voi me li mettete, mi dite quante serie ci sono, cioè tipo mi mettete quattro serie diverse di Gormiti, penso appunto con il naturale margine di errore di riuscire a identificare quali, cioè i macro gruppi delle serie dei Gormiti, basandosi sul design. Perché comunque appunto avendo fatto questo tipo di lavoro per un miliardo di anni con i Pokémon, allora penso che sarei in grado di farlo anche con un brand di cui non conosco niente. Grande Axe Twitch, forza Milan, mai rinnegare la propria fede, banditi curva sud. Sì, sì, tradizione meneghina. Anche se in realtà tifo Roma, però. Bakugan a Drago, stagione dopo potenziamento di Drago. Otogo, stagione dopo potenziamento di Drago. Potenziamento, beh, anche Pokémon ce l'ha. Prima generazione c'è Charizard, poi potenziamento di Charizard, poi un altro potenziamento di Charizard, poi un altro potenziamento di Charizard. È che siamo finiti anche con Pokémon così alla fine, eh? Solo con Charizard però, che è tipo Drago, no? Ciao Emanuele, buonanotte. Morbegno ha una squadra di calcio, sì, Olympic Morbegno, però cioè gravita, penso, tra prima categoria, eccellenza e promozione. È molto piccola Morbegno. Sondrio credo invece abbia fatto anche la Serie D, forse? Anche se credo giochi anche Sondrio a cavallo tra eccellenza e promozione, però penso abbia giocato in Serie D il Sondrio, forse. Miao ha lo stesso numero di forme alternative di Charizard. Mai capita sta roba. Cioè, dici, vabbè, cazzo, almeno Charizard lo capisci, ti fa vendere. Perlomeno. Sì, adesso vado a curarmi, Raptor, hai ragione. No, allora, sponsor Morbegno Axo24? No. Ma quasi. Guardate, l'altro giorno parlando con un mio amico che ha sempre gravitato nel giro della Pezzini Morbegno, la squadra di basket di Morbegno, che invece è una squadra abbastanza rispettata a livello regionale in Lombardia e per certi versi, tutto sommato per chi è nel campo delle minors di basket, la Pezzini Morbegno non è una squadra del tutto anonima. Per essere tra gli sponsor della palestra, del palazzetto di Morbegno, che è un bel palazzetto, cioè è sempre pieno, c'è un sacco di tifosi a Morbo per la squadra di basket, cioè per avere il tuo logo appeso nel palazzetto assieme a tutti gli altri, la quota annua è tipo 200-300 euro. Adesso sono povero ed è una spesa inutile e sconsiderata. Prima o poi però ce lo ficco il logo del canale nel palazzetto di Morbegno. Fighissimo. Pumpling.
Sì, minchia, metto il sub goal, sponsorizzo la squadra di basket di Morbegno. Questo comunque è un altro discorso secondo me interessante, il fatto che questo tipo di dungeon, chiamiamoli così, anche se non sono propriamente dei dungeon, dove tu hai le sfide a ripetizione con le reclute del team malvagio per arrivare poi a sfidare il boss, è una meccanica di gameplay incredibilmente invecchiata male, cioè, ma che dico male, di merda, che Scarlatto e Violetto prova a svecchiare. Parte la sfida di Ada, da quando era piccola così. Non lo fa bene, secondo me, però, cioè, appunto, giocando ora a Horas, che con tutte le animazioni, eccetera, in 3D, sono pesanti queste parti di gioco. Sono veramente obsolete, vecchie, non vanno più bene per dei giochi moderni, questo tipo di mega dungeon spacca cazzo così. Scarlatto e Violetto con le basi del Team Star ci ha provato a renderlo più dinamico, però di fatto secondo me anche lì finisce per essere inutile a livello di gameplay, non utile. Sì, tipo l'antro abissale, ma così come la torre radio di Giotto, così l'edificio galassia di Sinnoh, sono tutti così, no? Cioè, è una roba che per un JRPG anni 90 va bene. Sul Game Boy, che cazzo è? Già qui su un gioco 3DS del 2014 non è il massimo. Cioè, capito, gli va riconosciuto che ci abbiano provato con le basi del Team Star a cambiare questa roba qui, riconoscendo che sarebbe stata incredibilmente anacronistica e spaccacoglioni. Che poi non gli sia uscito bene, secondo me, è un altro discorso. Vedremo come evolverà. Sicuramente significa che comunque perlomeno se ne sono accorti che non funziona più questa roba. Sì, adesso abbiamo fatto conversazione nel mentre, ma se no, ragazzi, porco due, immaginate dover prendere il 3DS e farvi po-bom, 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 smashando a mezz'ora di Istituto Meteo o di Edificio Galassia, di Torre Radio, di quello che cazzo è, Rifugio di Mogania, che casino di Azzurropoli, che palle! Considera che è un remake di un gioco di 10 anni prima. Vabbè, no, certo, comunque è un gioco di 10 anni fa anche questo, però, diciamo, già nel... porca troia, ho perso... Vedi, poi mi vado a sovrappensiero e mi perdo il dialogo sull'archeo risveglio che mi interessava. Credevamo fosse semplicemente un'altra possibilità evolutiva come la mega evoluzione, ma ci siamo resi conto che si tratta di una prerogativa esclusiva dei Pokémon millenari come Kyogre. Ok, vabbè, semplicemente... citano l'archeo risveglio come fenomeno distinto dalla mega evoluzione, chiaro. Comunque io per esempio non riesco più a giocare ai giochi Pokémon senza velocizzare. Ma idem. Cosa ne pensi di Pokémon Wars che lavorerà nella stessa sede di Ilka? Sicuramente interessante. Per ora, boh, cioè abbiamo visto ancora niente, quindi non lo so. Io sono fiducioso. Vi dico la verità. Passiamo sopra i problemini di BDSP. Come già è stato detto e già stato fatto vedere in live un paio di volte, in realtà i lavori di Ilka sono di tutto rispetto. Dipende da come li farà lavorare The Pokémon Company, da che tipo di direttive ci saranno, però io fondamentalmente... ormai è proprio dello studio di Game Freak che non mi fido, perché io credo che abbiano abbondantemente dimostrato di non essere più
passatemi il termine, validi, di non essere più al passo coi tempi, di non essere più sufficientemente preparati. Per sviluppare dei videogiochi moderni. Questo secondo me è il punto. Per cui tanto meglio. Cioè, se poi uno mi venite a dire che Pokémon Works gestirà i remake e non le nuove generazioni, oh figa, dai, ci sta. Bello. Io tengo a questo punto, e scusatemi, non è appunto per sfiducia verso il nuovo, perché io vi ripeto, fino a che dovevano uscire X e Y, io le nuove generazioni le aspettavo con un pisello visibilmente grande. Se adesso mi trovo a dire, vabbè, ma a me della decima generazione non me ne frega un assoluto cazzo, ficcatevela in culo, voglio remake di Unima, è solo perché sono un po' di anni che... Boh, cioè mi sembra molto più auspicabile sperare in un rifacimento di un gioco che almeno lo sai che era bello, per cui dai, rifacciamolo. Se gli danno il remake a una compagnia diversa da Game Freak, sono contento. Poi certo, ripeto, bisogna vedere che tipo di direttive dà The Pokémon Company, però non penso né che sia obbligatoriamente positivo o obbligatoriamente negativo, bisognerà vedere. Sono fiducioso in questo caso. Contrariamente a quello, ai miei sentimenti per Game Freak, ecco, verso cui non sono fiducioso per niente. Io credo che a meno che non cambino, cioè a meno che non ci sia una grande purga Game Freakiana dove vengono trombati e sostituiti gli elementi dell'ingranaggio che evidentemente si sono intoppati, Mi viene difficile provare fiducia per lo studio. Ciao De Rossone. Tutto a posto. Stavamo staccando adesso. Abbiamo fatto una retrospettiva. In questo caso oggi molto retrospettivante. Poco gameplay, tanto retro e tanto specto. Cosa mi ha mandato Federic? Ecco l'annuncio. Ma che cazzo vuol dire, ragazzi? Nuovo team Stallions, Blur e Totti. Scusate? Che cazzo significa? Incredibile. Axio, te questa la definiresti l'epoca buia di Pokémon? Sì, quella della Nintendo Switch, sì. Secondo me indubbiamente il periodo più buio. Quella del 3DS pensavamo fosse il periodo più buio, ma solo perché non sapevamo cosa ci attendesse. Sì, secondo me sì. Ah, mi piacerebbe... Magari domani, ho visto recentemente... non so come ho fatto ad oggiarli a perdermeli. Ho visto i video di Raiden dei Player Inside su Leggende e su Scarlatto e Violetto, dove, a quanto mi è stato detto, critica aspramente il lavoro svolto. Da appassionato di Pokémon che prova una grande stima per le capacità dimostrate in critica videoludica in senso assoluto dal canale dei Player Inside, sono molto curioso di sapere come è stato percepito da un esperto critico esterno lo scempio di Scarlatto e Violetto. Vorrei reagire assieme a voi, non so se si incazzi, no? Spero di no, cioè spero che... No, lui comunque ho visto che ha reagito più volte a diversi video. Mi piacerebbe guardarlo assieme a voi e commentare. Magari uno di questi giorni diamo un occhio assieme. Bomba, io vi mando da Creepy, ci vediamo domani sera alle 21, ragazzi. Domani ci avrò da montare il video, però teoricamente riesco tranquillamente a fare anche la live. Buonanotte a tutti, grazie per essere stati qui con me, a domani.